Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi voglio festeggiare con voi il mio primo anno qua su YouTube. Ebbene sì, è il mio compleanno. Visto che avevo un po' di novità da raccontarvi, ho detto ne approfitto uno per appunto festeggiare con voi il mio compleanno. A dire la verità è passato un anno e un mese, però ho avuto un sacco di cose da fare. Ho detto oggi mi prendo 5 minuti e festeggio con tutti i miei iscritti, soprattutto tutti i nuovi iscritti, tutte quelle persone che hanno perso quei 30 secondi per iscriversi al mio canale, grazie perché non vi ho ancora ringraziato e per me è fondamentale sapere che siete importanti, cioè non siete solo dei numeri. Mi piacerebbe che se commentaste, se mi diceste anche la vostra, qualsiasi cosa, a me fa veramente molto molto piacere poter avere uno scambio diretto con voi. E quindi ho detto, dai, parlo un po' di cosa è stato il mio primo anno qua su YouTube, cosa è cambiato, cosa mi ha portato, eccetera. Anche perché ho cambiato nome al canale e quindi volevo un po' rendervi partecipe di alcune cose, no? Di spiegarmi un po' qual è la direzione che sta prendendo il mio canale. Infatti ho detto, ho cambiato nome, ho cambiato un pochino nell'intestazione, dico tra l'utilità e il sogno, insomma, tra le cose che ci possono servire nella praticità di tutti i giorni e un po' anche parlare di quei valori, che sono tutte quelle cose che in quest'anno inizialmente avevo proprio il timore di esporre, perché comunque quando parli di valori, di sentimenti, devi mettere qualcosa di tuo, cioè è inevitabile che esca fuori te, la tua vita, le tue esperienze. Io cerco sempre di moderarmi nel non raccontare, diciamo, in retroscena di alcune situazioni, no? Magari posso parlare genericamente perché comunque voglio tutelare anche un po' la mia vita privata, la mia famiglia, i miei affetti, i miei amici, insomma, tante cose, non è utile al fine raccontare proprio se stessi e mettersi proprio in piazza, nonostante uno abbia un canale. Ci sono tante cose che diciamo cernano, secondo me, la vita privata con quello che vuoi trasmettere. E cosa mi ha insegnato YouTube in quest'anno? Innanzitutto voglio appunto dirvi, il canale ha cambiato nome, adesso è semplicemente Tiziana Channel. Perché? Perché ho proprio riflettuto nell'arco di questo tempo al genere di contenuti che volevo portare, perché io non sono un canale di pulizie, non sono un canale di ricette, non sono un canale di informazione, sono un po' di tutto, perché io sono un po' tutto questo. E quindi ho detto Tiziana Lovely Channel, Love Live Channel, ma Love Live era nato come mio pensiero iniziale di poter portare discorsi che sto portando adesso con i miei vlog. E non Love Live Channel non dava l'idea di un canale di pulizie o un canale di organizzazione o un canale, cioè, mi sono fatta tante domande, ho detto, sai cosa c'è? Facciamo solo il canale di Tiziana, così è una casa dove puoi trovare un po' di argomenti, puoi trovare un po' di tutto. E quindi ho deciso appunto di cambiare nome. Spero che insomma vi possa far piacere, comunque anche essere partecipi del come mai ho cambiato il nome, di come mai sono arrivata a questa conclusione. Ebbene, sono arrivata a questa conclusione perché in quest'anno di YouTube ho imparato tantissime cose, mi ha insegnato tantissime cose, al di là del computer che giorno dopo giorno imparo cose diverse. Mi ha insegnato tanto la pazienza, che è una cosa che io, diciamo, non rientra nelle mie grandi qualità. La pazienza non rientra in quella. Sì, sono paziente, ma molte volte, spesso magari, nella mia vita privata mi posso, insomma, non arrabbiare, ma innervosire per delle sciocchezze. Magari dico, ma te l'ho già detto, bisogna fare così, insomma, sono una persona in alcune cose molto pratica, nonostante sia molto sognatrice. Vabbè, io sono un pesciolino di segni, quindi forse anche quello che sono un po' un piede a destra, un piede a sinistra, però insomma, l'importante è camminare. Appunto, tra sogno e realtà, sembra la pubblicità dei materassi, no? Tra sogno e vabbè, comunque, ogni tanto dico delle cose, scusate, e dilago nei pensieri, mi viene da ridere perché mi vengono in mente le pubblicità, vabbè. E
è proprio quello. Non sono abbastanza pratica, quindi ogni tanto perdo la pazienza, diciamo, soprattutto magari con la mia famiglia, no? Diciamo, persone che so che comunque capiscono che se mi scaldo è perché lo faccio per il loro bene o comunque lo faccio perché voglio fargli capire delle cose. E quindi non sono perfettamente santa, cioè nel senso non sono una persona perfetta, buonissima al 100% e non mi piacerebbe neanche venire su un canale e pubblicamente dire ah io no, so perché non è così. Cerco di avere un tono di voce sempre abbastanza tranquillo, così però nella vita rido, scherzo anche magari un altro tono di voce anche più alto, però mi rendo conto che qua su YouTube c'è cioè, devo parlare a tante persone, non sono io e la telecamera. E YouTube mi ha insegnato questo, mi ha insegnato un pochino più di pazienza, mi ha regalato più autostima. È stranissimo, ma è così. Più il coraggio di esprimermi, più di dire che io sono una persona molto estroversa, di conseguenza non ho problemi a parlare neanche con le formiche e i muri, perché sono veramente capace di parlare con chiunque. E se non sono capace di parlare una lingua, sono capace di prendere il telefono e dire aspetta, traduciamo tutto con Google Traduttore. No, sul serio, non, per me non c'è proprio, non ho mai la malizia di non parlare con qualcuno, non so come spiegarvi. Non sono una persona timida, o, cioè, sono molto aggregante, dove vado vado trovo sempre qualcosa o con qualcuno con cui qualcosa no, sembro matta, con qualcuno con cui parlare. Attraverso questo canale perché mi faccio tante domande, soprattutto quando ricevo dei commenti. Io mi metto dietro e trovo sempre un modo per riflettere. Quindi anche con me stessa, sai, tante cose mi sono servite proprio a livello personale e non pensavo inizialmente. E quindi quando ho iniziato, ho introdotto questi vlog che ve l'avevo già accennato all'inizio dell'anno. Volevo parlare di sentimenti perché? Perché io nel mio canale vorrei, un po' spero di riuscirci e spero che questo messaggio riesca a trasparire nei miei video, proprio portare delle ricette che so benissimo che non sono editate, chissà che come o che siano magnifiche da vedersi, ma mi piacerebbe portare delle ricette che nella vita quotidiana possono tornare utili, magari in quel momento per fare economia domestica. Voglio portare quegli argomenti di praticità, quindi appunto come quei discorsi che facciamo sulle bollette, su magari qualche legge che cambia. Magari su, non lo so, sulle cose pratiche, l'organizzazione di casa, ma a livello molto, molto semplice, cioè non vado a comprare dei contenitori, delle cose per riorganizzare casa, anche se mi piacerebbe, perché comunque la mia vita è proprio una vita senza pretese. Siamo io e mio compagno, siamo due persone come lui, a lui piace questa espressione, siamo persone semplici, ma perché comunque ci piace vivere così, ci piace il poco, il giusto, il non farci mancare niente, ma il non strafare, perché comunque sono frutto di tutti i sacrifici, cioè sono fare un passo. Adesso non so, spero di non dilungarmi, ma non fare il passo più lungo della gamba, fare il passo per le possibilità che abbiamo. Io tutte queste cose le ho messe insieme nei miei pensieri e per questo faccio questo genere di video e anche parlare di sentimenti e valori, perché sono sentimenti e valori. Ci sono tantissimi YouTuber, tantissimi creator che parlano e fanno dei video anche meravigliosi dove fanno passare dei messaggi molto importanti. Ci sono dei bellissimi video contro il bullismo, contro il bullismo anche verbale, dei commenti, eccetera. Però io sono arrivata a un certo punto e ho detto: sai cosa c'è, Tiziana? È che ogni cosa, ogni persona, ogni parola fa la differenza nel mondo. Tu hai la possibilità da casa tua di non fare la differenza a livello, non ho la pretesa di dire oh, Tiziana cambia il mondo, ma Tiziana può dire la sua e piano piano ricordare che alle persone il valore di una carezza, il valore di un abbraccio, il valore di un ti voglio bene, perché tante volte siamo di fretta e non pensiamo a queste cose. Siccome
tutte le cose pratiche sono tutte cose che ho imparato anche prendendo delle mazzate, cioè anche non sapendo una legge, pagare a livello economico, magari dice, ma io non lo sapevo, però la come si dice sempre, la legge non guarda in faccia a nessuno, la legge non dà sconti agli ignoranti, era un detto che mi dissero tanto tempo fa. Tutte queste cose ho detto io le voglio mettere a disposizione perché adesso ho una vita tranquilla, una vita non agiata che sto nel lusso, scusate i cani, va bene, perché ho una casa piccolina, siamo appunto come dicevo persone che hanno una vita normale, però quello che ho imparato attraverso i sacrifici vorrei metterlo a disposizione senza dover magari necessariamente raccontarmi o raccontare le cose che mi hanno ferito e fatto male, perché sono cosciente che essendo su un canale come questo, chiunque può strumentalizzare la mia vita e io questo non vorrei permetterlo, non lo permetto perché non anche se magari tante volte posso stare zitta e subire, ma in genere anche questo mi ha insegnato YouTube, non permetto più a nessuno di mancarmi di rispetto, perché io non lo manco a nessuno. Posso discutere con le persone mie care, però in genere a chiunque non manco mai di rispetto e non scavalco mai nessuno, quindi non vorrei mai che nessuno mi utilizzasse o utilizzasse la mia vita per schernirmi. Quindi tutto quello che deve essere privato rimane privato, però tutto quello che mi ha reso a quello che sono adesso. Tutte le volte che mi sono sentita sola, che mi sono sentita senza saper dove prendere un'idea e non le ho trovate anche in rete semplicemente, magari forse attraverso qualche blog, eccetera, ma questo era quello che volevo fare, mettere a disposizione tutti i miei sacrifici, tutte le mie esperienze, anche negative, per portarle e creare qualcosa di buono, dire guarda che magari se fai questo riesci a trovare una soluzione. Ecco, non vorrei dilungarmi, però spero insomma di essere stata abbastanza chiara. È proprio questo il genere di messaggio che vorrei mandare, anche perché mi rendo conto che tante persone si sentono sole, si sentono tristi, si sentono afflitte e poter essere con una parola, con un blog, con un pezzettino, una lettura di un libricino, dare quella parola e arrivare magari anche a una sola persona che ha bisogno di conforto, sentirsi meno soli in questo mondo, perché so cosa vuol dire sentirsi soli, nonostante sia sempre stata una persona fortunata perché ho sempre avuto la famiglia e pochi amici ma buoni, a un certo punto della vita decidi con quali persone passare il resto della tua vita. Io ho fatto proprio una scelta. E devo essere sincera, YouTube mi ha portato ha portato nella mia vita anche delle amiche, cose che non avrei mai creduto. Quando io dico amiche o scrivo su Instagram, ho trovato delle amiche, lo penso sul serio, di Marlinda, di Veronica, di Sara, che sono Sara del canale Sara Angioli, Marlinda del canale In Casa con Marlinda Canonica, Veronica del canale Vera Fiordaliso, che sono tre YouTuber. Non me ne voglio nessuno, ma io tipo in queste tre donne meravigliose e straordinarie, io ho trovato delle amiche. Oltre alle mie amiche che sono sorelle, ho trovato delle altre amiche, quindi YouTube ti porta delle cose buone, basta saperle accogliere. Ho fatto tante domande, mi sono fatte tante anche paranoie a volte, proprio di entrare in quei pensieri in loop che dicono ma caspita, cioè, ma magari. Ma alla fine con i magari non si va avanti. Io metto Tiziana per quello che vuole comunicare. Se può tornare utile a qualcuno, bene, se no, fai pazienza. Non per questo smetterò di fare dei miei video, perché comunque credo di non far male al mio canale, nel senso di non far un lavoro fatto male per questa piattaforma. Per quanto riguarda me, sempre nelle mie possibilità, nel mio modo elementare di fare editing, però non lo so, potermi mettere a disposizione nel mio piccolo, nel mio limite, nelle mie possibilità, a disposizione degli altri, proprio perché per non farli sentire soli, per non far sentire abbandonate le persone, ma io sono proprio così nella mia vita, cioè è proprio una cosa che fa parte di me. Io se posso farti un favore, se posso
aiutarti in qualche modo o dirti guarda, sai che questa cosa mi ha beneficiato, guarda che ho trovato questa cosa e chi ha imparato a conoscermi, chi mi sta conoscendo, lo sa che è vero, che non lo dico adesso perché oh, sei su YouTube devi fare quella che si fa vedere, perché veramente è difficile parlare di sé e non autocelebrarsi a volte, no? Io non voglio autocelebrarmi, voglio raccontarvi qual è la mia intenzione qua su YouTube e quindi questo è tutto, insomma, ho proprio fatto questo ragionamento, quest'anno mi ha portato cose meravigliose, delle amiche, delle esperienze dell'autostima e tutto questo io lo auguro a tutte le persone che sono su YouTube perché è un lavoro costante, è un lavoro continuo, è davvero un lavoro perché ci si perde del tempo e si devono studiare i propri contenuti, si devono portare cioè devi pensare cosa vuoi portare? Cioè, cosa vuoi portare di te su questa piattaforma? Cosa vuoi portare di te, di quello che sei realmente? E io ho deciso di portare anche un po' della mia personalità e delle mie esperienze, di tutto quello che fa parte della mia persona. Insomma, ragazzi, spero, insomma, tutto questo discorso sia stato abbastanza chiaro e lineare e questo insomma mi ha portato a cambiare il nome del canale, mi ha portato a cambiare anche vari argomenti, ci saranno dei video pulizie dell'organizzazione, però non sono la casalinga perfetta, faccio tanti errori, tante volte mi si fa anche notare in qualche commento, ah ma fai così, ah ma fai quello, ma io sinceramente so di avere la casa pulita, so di avere la casa in ordine, ho la fortuna di avere un compagno di vita che mi aiuta tanto anche a livello pratico in casa, quindi non sono una casalinga perfetta, ma magari posso mettere a disposizione qualche piccolo trucchetto che ho imparato, che ho visto, che mi è tornato utile. Ecco, semplicemente questo, ma non voglio essere relegata nel video di pulizia, nel video dell'organizzazione o nel video di. Non mi sento di rientrare in nessuna categoria specifica, parlo di tante cose che possono tornare utili e poi di tante cose per fare compagnia a livello di valori e sentimenti. E questo è tutto. Io adesso vi saluto, spero che insomma mi scriviate nei commenti cosa pensate, se vi piace il genere di video che faccio, quali sono i video che vi interessano di più, pensando a quello che vi ho detto, insomma, cercando magari di darmi due o tre possibilità. Ho alcuni video che mi sono stati richiesti, alcuni li sto studiando perché sono un po' lunghi, perché bisogna dare delle informazioni, bisogna dare delle informazioni precise, non tanto quindi c'è anche un po' di lavoro da fare, ma tutto quello che mi avete chiesto arriverà. Veramente stavo dicendo col cuore, come parlo. No, non voglio fare la Barbara D'Urso della situazione, ma davvero con tutta me stessa vorrei accontentare tutte le vostre richieste e fare dei contenuti che vi interessano, però tenete conto del discorso che vi ho fatto oggi, insomma. Io vi mando un bacio, vi ringrazio della pazienza e dell'attenzione, comunque se avete ascoltato tutto il mio discorso, davvero grazie di cuore perché appunto è una celebrazione di compleanno con un po' di tutti i pensieri che ho avuto quest'anno, sarebbero di più, ma il video durerebbe tantissimo e voi dall'altra parte direste, ah bella, c'ho da fare, fa caldo. E quindi niente, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!